ritrovati sul mio canale. Io sono Nono no Creation e questo è il mio spazio creativo. Il progetto di oggi sarà dedicato a una piccolissima pochette, una pochette tascabile, nel senso che possiamo portarla in borsa magari come punto di riferimento per i piccoli oggetti oppure come un, una semplice porta tutto. Per questo progetto io vado ad utilizzare un cordino tie, in questo caso uh, un cordino melange, quindi un cordino che uh, ha delle striature. Sfumature che vanno dall'arancio al salmone per poi passare a un leggerissimo bianco. E io questo cordino l'ho comprato sul sito di eh, Lanamania di Salvatore Trisco. E lo vado a lavorare con l'uncinetto del 3,5. Ovviamente, poi avremo bisogno di forbicine per andare a ritagliare. Tutti i fili e eventualmente, se sarà necessario, un ago. Bene, questo è tutto. Io direi di andare al tutorial. Bene, iniziamo eh, il nostro progetto. E eh, l'avvio io inizio dalla patella. Quindi vado a fare un, un cerchio magico nel cerchio magico vado ad avviare 3 catenelle ma in questo caso le nostre 3 catenelle non le contiamo come come primo punto quindi andiamo a lavorare un totale di 6 maglie alte quindi questa è la prima la seconda la terza fino a 6 fatte le 6 maglie alte a questo punto andiamo a tirare la codina e andiamo a stringere la parte iniziale in questo modo ok adesso giriamo il lavoro andiamo a fare 2 catenelle una e due che ci vanno a sostituire in questo caso la prima maglia alta rientro nello stesso foro vado a fare una seconda maglia alta ma non la completo filo sull'uncinetto rientro nello stesso foro vado a fare una terza maglia alta ho 3 asoline aggancio il filo e chiudo tutto insieme quindi vado a fare un gruppetto di 3 maglie alte tutte all'interno dello stesso foro faccio una catenella di separazione e vado a fare la stessa lavorazione anche sulla prossima maglia quindi entro faccio una maglia alta chiusa per metà Rientro, faccio la seconda maglia alta chiusa per metà, rientro, faccio la terza chiusa sempre per metà, aggancio il filo e chiudo. Ecco qua. Catenella di separazione e vado a ripetere. Questo gruppetto di uh, tre maglie alte, prima chiuse per metà e poi tutte insieme per ogni maglia che abbiamo sul nostro lavoro. Terminati i nostri sei gruppetti di 3 maglie alte. Io giro il lavoro e vado a fare: entro qui nello spazio dove noi abbiamo fatto la chiusura del gruppo. Entro. E vado a lavorare due mezze maglie alte quindi entro e lavoro la prima filo sull'uncinetto rientro e lavoro la seconda poi vado nello spazio tra un gruppetto e l'altro quindi dove noi abbiamo la catenella entro e vado a lavorare altre due mezze maglie alte quindi la prima rientro e lavoro la seconda poi vado sul gruppetto e faccio una sola mezza maglia alta vado nello spazio della catenella e ne faccio due una e due quindi sul gruppetto di 3 maglie alte lavoriamo una sola mezza maglia alta nello spazio delle catenelle andiamo a fare invece due mezze maglie alte e questo lo andiamo a fare ovviamente per tutto il giro Solo quando arriviamo sull'ultima catenella e l'ultimo gruppetto di mezze maglie alte ne andiamo a fare due sulla catenella e due sul punto. Ma arriviamo a qui e poi vi faccio vedere. Sono arrivata alla fine della riga, quindi vado a fare le due mezze maglie alte nello spazio di catenella. Una e due. E vado a fare le due mezze maglie alte sull'ultimo gruppetto quindi questo entro faccio la prima rientro e faccio la seconda quindi praticamente noi siamo andate a terminare la riga allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata all'inizio abbiamo fatto due maglie due mezze maglie alte sul gruppetto e due nello spazio di catenella così abbiamo fatto anche a fine della riga nel prossimo giro andiamo a fare in questo modo ho girato il lavoro non faccio nessuna catenella filo sull'uncinetto anzi no entro direttamente sulla prima maglia e vado a fare un punto basso e una catenella che in questo caso mi rappresentano il primo punto alto Rientro nello stesso foro, vado a lavorare una seconda maglia senza chiuderla, quindi per metà, rientro e vado a lavorare la terza maglia, prima chiusa per metà e poi ovviamente vado a chiudere il tutto. Quindi vado a ripetere lo stesso giro del secondo giro, quindi andiamo a ripetere. Il gruppetto di 3 maglie alte, prima chiuse per metà e poi chiuse insieme. Solo che adesso di catenelle di separazione ne andiamo a fare ben due. Quindi faccio la prima, faccio la seconda catenella, filo sull'uncinetto, vado a saltare un punto di base, vado in quello successivo e ripeto il gruppetto di 3 maglie alte. Prima chiuse per metà e poi tutte insieme. Quindi questa è la seconda, rientro, lavoro anche la terza e chiudo, oop là, e chiudo tutto insieme. Così. Due catenelle di separazione. Salto un punto, vado in quello successivo e ripeto e facciamo questo per tutto il giro. Terminato il quarto giro, dobbiamo ritrovarci sul lavoro con ben nove gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Bene, a questo punto chiudiamo, giriamo il lavoro, scusate, vado a fare una catenella entro dove ho fatto la chiusura del primo gruppetto e faccio un punto basso fatto questo punto basso vado a fare 3 catenelle di separazione quindi una 2 3 vado nello spazio di catenelle quindi qua e faccio un punto basso quindi creo un piccolo archetto ripeto le 3 catenelle 1 2 e 3 il prossimo punto basso lo vado a fare qui sul, sulla chiusura del gruppetto del giro precedente ecco qua Vado a ripetere le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e faccio un punto basso nello spazio delle catenelle e procedo in questo modo fino a completare tutto il giro. 3 catenelle e un punto basso una volta fatto nello spazio delle catenelle e una volta fatto sul gruppetto di 3 maglie alte. Una volta che abbiamo terminato il nostro ultimo giro di archetti abbiamo completato la nostra patella. Adesso dobbiamo andare a lavorare il corpo della nostra pochette e quindi andiamo a creare una base praticamente sulla parte sottostante della nostra patella. Una volta che abbiamo creato la base su questa lavorazione, il resto del lavoro lo andiamo a svolgere poi sulla lunghezza. Quindi dobbiamo fare in questo modo. Allora, qui abbiamo terminato con il nostro ultimo punto basso. Abbiamo fatto il nostro archetto di 3 catenelle e poi abbiamo chiuso con il punto basso. Adesso senza né spezzare il filo e senza né uh, fare altro andiamo semplicemente a fare questo modo ci giriamo la lavorazione in questo modo ecco quindi ci riportiamo la base del lavoro verso di noi quindi dobbiamo andare a lavorare adesso su questo tratto di lavorazione bene allora filo sull'uncinetto entriamo qui nello spazio vedete questo che è una maglia alta che in questo momento adesso noi ce la ritroviamo in orizzontale. Quindi entriamo all'interno di questo spazio e andiamo a lavorare due maglie alte. Quindi questa è la prima rientro nello stesso spazio e vado a lavorare la seconda maglia alta. Adesso passo alla maglia successiva, quindi questa adesso mi aiuto con un altro uncinetto. Ecco, vedete qua in questa base che corrisponde a un'altra maglia alta. Rientro in questo spazio e vado a lavorare altre due maglie alte che unite alle due che abbiamo fatto in precedenza abbiamo lavorato quattro maglie alte. Adesso andiamo sulla prossima, quindi qua, andiamo a lavorarci altre due e stiamo a 6. Dobbiamo lavorarne 8 in totale, quindi stiamo a 2, 4, 6, vado sulla prossima, quindi questa, vedete, e lavoro altre due maglie alte. Una. 2 adesso nel centro dove noi abbiamo sviluppato il cerchio magico qui di maglie ne andiamo a lavorare 3 e le andiamo a lavorare tutti all'interno dello stesso foro. Quindi, con un po' di pazienza, entriamo all'interno e lavoriamo la prima maglia alta. Rientro e vado a lavorare. La seconda maglia alta rientro e vado a lavorare la terza maglia alta, ecco qua. Adesso ovviamente noi dobbiamo lavorare a specchio in questo caso. Che significa specchio? Dobbiamo andare a riportare su questo lato della nostra padellina, dobbiamo andare a riportare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per l'inizio. Quindi questo significa che noi dobbiamo andare a lavorare 8 maglie alte allo stesso modo di come abbiamo fatto per il primo lato. Quindi molto semplicemente. Poi voi ritrovandovi il lavoro davanti le identificate ancora meglio le maglie. Ecco qua, questa è la prima, vedete che si trova in orizzontale. Io entro e vado a lavorarci le prime due, una e due. E procedo in questo modo fino a lavorare l'ultima, l'ultima coppia di uh, maglie alte. Ok, io ho terminato di lavorare tutte le mie maglie alte che in totale devono essere 21. Dobbiamo ritrovarci su questa zona 21 maglie alte. Adesso non dobbiamo fare altro che andiamo a girare il lavoro. Entro con l'uncinetto sulla prima maglia alta, vado a fare un punto basso. E poi mi alzo di una e due catenelle che mi vanno a sostituire il primo punto alto e molto semplicemente non faccio altro che andare a lavorare punto alto su punto alto così come mi ritrovo sulla mia lavorazione scusate ero, andati, ero andata fuori camera ecco qua quindi andiamo a procedere andando a lavorare un punto alto su ogni punto alto che ci ritroviamo sul nostro lavoro fino a finire la riga. Una volta che abbiamo terminato la riga, rigiriamo nuovamente il lavoro, ripartiamo facendo prima un punto basso e poi due catenelle che ci vanno a sostituire il primo punto alto e ovviamente eh, ci fanno venire la prima maglia alta più dritta e procediamo con giri di andata e ritorno andando a lavorare un punto alto su ogni punto alto io procedo e poi vi dico per quanti giri andare avanti Bene, io ho terminato i miei giri di andata e ritorno, quindi sono andata a creare il corpo della mia piccola pochette e ho lavorato un totale di 18 giri, quindi dal primo fino all'ultimo sono 18 giri e vi do anche la misura in centimetri se casomai utilizzate del materiale diverso. Quindi io ho in totale 25 centimetri partendo ovviamente da sotto la patella fino alla lunghezza totale bene ora eh, prima di andare a chiudere ovviamente diciamo eh, definitivamente la, la mia pochette che poi ovviamente verrà chiusa in questo modo così e poi ovviamente la patellina farà questa funzione alla fine ok prima però di andare a fare questo andiamo a fare un giro a punto basso per andare ad assestare ovviamente tutto il perimetro della, della lavorazione quindi andando ad assestare con un giro di punti bassi la lavorazione si presenta più pulita e anche poi ovviamente le due cuciture che andranno fatte nei due laterali saranno più um, più precise quindi io parto in questo modo, quindi questo è l'ultimo punto alto che io ho lavorato, quindi vado a fare una catenella, negli angoli facciamo sempre una catenella giusto per andare un po' ad arrotondare la lavorazione. Entro poi nel corpo della maglia alta e vado a lavorare un punto basso vado il prossimo e lavoro un punto basso ecco qua quindi andiamo a lavorare il punto basso non lo andiamo a prendere qui dove abbiamo diciamo il vuoto della maglia ma andiamo a lavorare direttamente nella maglia in modo che poi um, la lavorazione rimane ben chiusa e i punti sono meno evidenti ecco qua in questo modo quindi procediamo a lavorare un punto basso in ogni maglia sul primo laterale poi quando raggiungiamo qui eh, nelle catenelle noi qui abbiamo 3 catenelle ne andiamo a lavorare a secondo di come si prospetta la tensione del lavoro andiamo a fare o due o tre maglie basse in ogni archetto per poi andare a procedere andando a fare un punto basso in ogni maglia fino a raggiungere um, l'ultima maglia dell'altro lato e una volta che abbiamo completato anche il giro a punto basso per tutto il perimetro del nostro lavoro a questo punto non ci resta altro che andare a chiudere i due laterali quindi io la chiusura preferisco la cucitura, scusate, preferisco farla con l'ago. Quindi io eh, vado a mettere, eh, vado a chiudere il lavoro sulla parte del dritto, cioè la parte del dritto verso l'alto e poi... Ovviamente la cucitura la vado ad effettuare sulla parte del rovescio, così una volta che abbiamo terminato di cucire entrambi i due lati, dopo risvoltiamo e abbiamo la lavorazione eh, più pulita verso eh, il dritto del lavoro. Quindi per quanto riguarda la cucitura, molto semplicemente dobbiamo andare a ripiegare l'ultima riga, la facciamo combaciare con la prima riga di lavorazione, cioè quella appena dopo eh, l'avvio della patella, quindi qua in questo punto, così vedete facciamo combaciare questi due punti. Al limite ci andiamo a segnare. Eh, le due parti con un segnapunto così eh, magari abbiamo un lavoro più fermo e stabile durante la cucitura e poi con l'ago andiamo semplicemente ad unire eh, le prime due asole della maglia verso di noi con le due asole della maglia eh, che abbiamo di fronte e andiamo a cucire una volta che abbiamo fatto questo non dobbiamo fare altro che poi andare a cucire un, um, un bottone ovviamente poi questo io lo lascio a scelta anche perché io stessa vado a decidere che cosa voglio mettere per chiusura non so se vado a mettere un bottone a pressione oppure un semplicissimo bottone avendo anche qui lo spazio per andarlo poi a far passare all'interno, quindi non c'è bisogno di asola e nient'altro. Bene, io vado a concludere nell'insieme uh, tutto il progetto e poi ci vediamo alla fine. Bene, e una volta che abbiamo completato anche le due cuciture laterali, a questo punto abbiamo, abbiamo dato vita al nostro piccolo marsupietto. Io non ho fatto altro che ripetere durante la registrazione del video la pochettina, pochettina, ma in realtà è un piccolo eh, marsupietto da portare ovviamente in eh, vita. Bene, e questa eh, è tutta la sua prospettiva. Io ho aggiunto già un piccolo bottoncino, eh, ovviamente. Io l'ho messo in tono, però questo è, è a vostra scelta, giusto per andare a eh, collocare la chiusura. Quindi non ho fatto nessuna asola, ma sono andata a sfruttare lo spazietto di eh, lavorazione che eh, c'è tra un, un punto e l'altro. E quindi è venuto in questo modo qua. Adesso, siccome che ecco. Eh, io eh, voglio dargli vita di un marsupietto da portare eh, nel nostro cinturino. Sono andata a creare sul retro questa piccola striscietta che ci permetterà ovviamente di far passare al suo interno il nostro cinturino e quindi io vi vado adesso a far vedere questo passaggio. Bene, allora la lavorazione la andiamo a iniziare ovviamente qui nel corpo delle maglie, quindi io sono andata a lasciare semplicemente due maglie eh, partendo dal, dal laterale e una. 2 e 3 partendo ovviamente dal fondo della borsa, quindi eh, del marsupietto. Quindi una volta che noi poi l'abbiamo chiuso, ci andiamo a contare queste tre righe, 1 2 e 3 e poi una e due partendo dal laterale. Quindi che cosa faccio? Vado ad inserire l'uncinetto nella terza asolina della maglia. Vedete qua in questo punto Vado a prendere il cordino, lo faccio passare attraverso la maglia in questo modo e faccio una catenella. Ok. E adesso andando a lavorare sempre, ovviamente, in queste maglie. Quindi andando a prendere solo questa piccola asolina, spero che la vediate, questa qua vedete in obbligo, andiamo a lavorare un totale di 5 maglie basse. La prima l'abbiamo già effettuata, quindi entro in quella prossima, questa, là, ecco prendo il filo e vado a lavorare la mia seconda maglia bassa in questo modo mi avvicino con la speranza che si riesca a vedere meglio quindi entro qui in questa barrettina prendo solo la barrettina e ovviamente vado a lavorare il punto basso se riuscite Inglobate anche il filo di avvio quindi andiamo a lavorare un totale di 5 maglie basse. Una volta che abbiamo fatto le nostre 5 maglie basse a questo punto giriamo il lavoro. Entriamo ovviamente con l'uncinetto. Io non faccio nessuna catenella per girare, ma vado a lavorare direttamente nel punto. Quindi entro nel primo punto basso questo e vado a lavorare il primo punto. Così vado nel prossimo e lavoro il secondo e procedo a lavorare punto basso su punto basso. Una volta che abbiamo terminato anche il secondo giro, noi non dobbiamo fare altro che continuare con questa lavorazione di giri di andata e ritorno andando a lavorare punto basso su punto basso per un totale di sei giri ok quindi andiamo a fare anche questi um, questi questi sei giri per andare a completare questo piccolo passante e poi vi faccio vedere come terminare il lavoro una volta fatti tutti i giri necessari, adesso andiamo a chiudere. Quindi, la nostra chiusura la andiamo a fare ovviamente su questa riga. Questa, vedete dove ci sono questi punti che sono ben evidenti. Ok? Quindi, allora siccome che noi adesso il lavoro ce lo ritroviamo eh, su questo lato e quindi noi dobbiamo andare a fare la chiusura Praticamente ci andiamo a prendere il punto corrispondente, quindi questo, quindi inseriamo l'uncinetto in questa barrettina, poi inseriamo nell'asola della lavorazione che abbiamo così e ce lo riportiamo sul nostro lato per poter andare a chiudere quindi la chiusura la andiamo a fare tranquillamente in questo modo ci pieghiamo un po' la lavorazione così in modo da tenere sotto controllo le barrettine quindi andiamo sulla prossima barrettina questa E poi nel prossimo punto cioè quello corrispondente qua vedete aggancio il filo e chiudo appunto bassissimo vado sulla prossima barrettina così un po di pazienza questo lo potete fare anche con l'ago magari eh, Tagliate un po' di filo, infilate l'ago e andate a cucire. Forse sarà più comodo. Ecco qua, nel punto corrispondente e chiudo a punto basso. E quindi procediamo così fino a completare tutti i punti. E una volta che abbiamo terminato la nostra cucitura, tagliamo il nostro filo, eh, lo infiliamo ovviamente in un angolo e andiamo un po' innanzitutto. A rinforzare un po la parte laterale del nostro passante che siamo andate ovviamente a cucire e poi ovviamente andiamo anche a eh, fermare il nostro filo quindi è un'operazione molto facile e veloce da fare ecco qua io vi faccio vedere alcuni passaggi giusto perché a volte mi chiedete di far vedere questi passaggi anche se comunque sono molto elementari. Opa. Ecco qua. Quindi li facciamo passare un po' attraverso la lavorazione. Lo andiamo a tirare. Quindi lo nascondiamo e con la forbicina lo tagliamo. Ecco qua. Ovviamente andiamo a fare poi anche per il filo di inizio. Bene, ed ecco come si presenta il nostro piccolo marsupietto una volta completato. Allora, io come potete ben vedere ti ho aggiunto una piccola eh, catena che mi fa da cinturino, ovviamente questa è una piccolissima idea, poi ognuna di voi lo personalizza nel modo migliore che ritiene. Quindi io ho fatto passare sul retro di questi due passanti la eh, catena che poi ovviamente questa catena andrà fatta passare. O nella vita eh, magari su un abitino oppure attraverso i passanti appunti appunto del, eh, del pantalone ripeto questa è, è un'idea che voi potete variare in qualsiasi modo potete anche utilizzare un, un cinturino in pelle similpelle di stoffa come meglio ritenete io vi ho dato lo spunto, poi voi personalizzerete nel miglior modo ehm, che vi è consentito. Bene, e questo, e questo è tutto, ragazze. Io ho creato un modellino piccolino ovviamente e anche semplice perché uh, le persone che me l'hanno richiesto um, hanno appunto uh, chiesto di vedere se era possibile um, un marsupio piccolo e soprattutto velocissimo e facile da, da lavorare ma se l'idea vi è piaciuta eh, e mi auguro di sì e magari vi fa piacere vedere più modelli Uh, e magari anche sviluppati su altre forme io vi invito a scrivermelo nei commenti quindi mi fate sapere se uh, vi fa piacere vedere anche altri modelli su questo uh, genere e niente ragazze io vi ringrazio per avermi seguita spero che il progetto sia stato di vostro gradimento se è così mi lasciate tanti bei pollicini all'insù condividete questo video tutorial su tutti i vostri social e vi invito a, ad iscrivervi al canale, attivate la campanellina che troverete, che troverete sotto al video e cliccate sulla parola tutte. Così vi arriveranno tutte le notifiche ogni qualvolta che io pubblicherò un mio video tutorial. Vi invito ad iscrivervi alla mia pagina Le Creazioni di Nunzia e al profilo Instagram. Troverete tutto giù nell'info box. Grazie per avermi seguita, un bacio a tutte e vi rimando alla prossima. Ciao!